Dice, ma se mi sposo alle 16, speriamo bene, ho 20 minuti per raggiungere la chiesa, a che ora idealmente bisogna iniziare con i preparativi? Bella domanda. Allora, io ti posso dire, Cristina, sicuramente che non saranno 20 minuti per raggiungere la chiesa. Cioè, partiamo dalla fine, perché poi un po' la tabella di marcia si fa dalla fine, non si parte dall'inizio. In base all'orario, tu avrai un orario, della chiesa o comunque della cerimonia, e sull'orario decidi se vuoi arrivare puntuale o vuoi arrivare con i 10 minuti di ritardo canonico che si dice che la sposa debba fare. Sulla base di quello si va a ritroso, quindi dalle 16 tu torni indietro nell'arco dell'organizzazione della tua giornata. Ti posso dire che 20 non saranno 20 minuti, perché 20 minuti sono in condizioni normali, quando magari con i jeans prendi le chiavi della macchina e in 30 secondi esci e sei in auto. Devi considerare tutto il tempo che c'è prima, da quando cioè 20 minuti da quando tu sei in macchina, ma per arrivarci alla macchina, cioè, c'è un bel percorso da fare, perché per arrivare in auto tu devi considerare che ovviamente non sei sola, sei accompagnata da tuo papà, e hai un abito che non hai mai indossato, che è un abito comunque importante, che ha una gestione diversa rispetto a quello che indossi tutti i giorni, e che tutti i tuoi movimenti devono essere a favore di fotografo. Torniamo sempre lì. Quindi, oltre, ammesso e non concesso che tu indossi abiti da sposa tutti i giorni, e non penso, che quindi tu sia totalmente disinvolta nei tuoi movimenti, e ripeto, non credo, perché poi quando capisci che stai uscendo, ti sale tutta l'emozione che non ti è arrivata fino a quel momento, perché capisci che stai uscendo e ti stai andando a sposare veramente. Quindi, ipotizzando che però sei la donna più disinvolta del mondo in abito da sposa e non sei emozionata, sei semplicemente felice, quindi non sei ottenebrata dall'emozione, comunque c'è il fotografo che segue i tuoi movimenti, quindi ovviamente non potrai scendere le scale come fai abitualmente, non potrai girarti e muoverti in casa con la velocità di quando esci per andare al lavoro. Quindi il mio consiglio è sempre di dilatare il più possibile i tempi. Io allungo sempre i tempi. Mi danno i tempi, mi danno le scalette, io poi la trasformo in versione Barbara, versione super sposa, cioè poi c'è l'interpretazione, la variante super sposa della scaletta che mi è stata data, perché io considero dei tempi sempre un po' più dilatati, perché può capitare che comunque mentre la sposa e il trucco si emozioni in modo particolare, il trucco vada sospeso, perché ovviamente se la sposa magari piange, è inutile andare avanti, bisogna asciugare e poi ricominciare. E allo stesso tempo l'acconciatura, per quanto il vostro acconciatore è bravissimo, potrebbe non venire perfetta al primo tentativo, no? Cioè non sempre le ciambelle vengono col buco, sempre. Quindi comunque se si sono previsti dei tempi per rimettere le mani su alcune cose, si arriva comunque puntuali, diversamente no. Quindi 20 minuti di strada non sono 20 minuti, io ti dico che secondo me tu alle 15 devi essere pronta, ma pronta, 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 cioè nel senso quei 20 minuti io li trasformerei in un'ora, in modo tale che hai un tempo cuscinetto di mezz'ora abbondante per poter gestire tutto quello che magari prima non è andato esattamente, ma non voglio, cioè, non voglio essere tragica, non perché deve succedere per forza qualcosa di tragico, semplicemente perché ci sono dei tempi, si considerano solo i tempi tecnici, ecco, e non si considerano invece i tempi per godere di quello che sta accadendo. E invece il mio obiettivo è proprio fare in modo che ci siano quei tempi. È un po' il discorso del papà, non è che il papà viene bistrattato per cattiveria, ma perché comunque in quel vortice
non c'è tempo di pensare anche al papà, che invece ha tutto il diritto di essere comunque aiutato anche lui. Il discorso è un po' questo. Realmente, Barbara, se sei d'accordo con me, giusto per dare un'idea a Cristina, con tutto quello che esposo, anch'io in pieno tutto quello che ha detto Barbara, chiaramente, idealmente saresti d'accordo con me per darle, secondo te, un orario circa mezzogiorno? Che a me, se fosse una mia sposa, mi verrebbe da dire circa questo come orario, chiaramente valutando il tipo di acconciatura, il tipo di trucco, eccetera, tutto quello, tutte le variabili, Sì, però idealmente potrebbe essere le ma 12. sì, diciamo che alle 12 lei dovrebbe essere seduta con il Sì, primo fornitore, quindi se è trucco, in base poi abbiamo visto in questi giorni che esiste uno standard tra trucco e acconciatura, ma dipende molto da cosa deve fare l'acconciatore, dal momento della giornata in cui la sposa si sposa, per cui... a mezzogiorno dovrebbe essere seduta con il primo fornitore, ipotizzando che ci sia qualcuno che mentre lei sta seduta fa tutto quanto il resto, perché altrimenti mezzogiorno è tardi, se sei sola. Cristina, per stando tranquilla, se hai appetito mentre ti prepari, mangi. Tanto mentre ti fanno i capelli puoi mangiare intanto, stai tranquilla. Non c'hai bisogno di saltarlo. Anzi, mangiate, mi raccomando. E alle spose che giustamente gli viene la preoccupazione, gli si chiude lo stomaco e fanno fatica a mangiare, io dico invece mangiate, perché siccome all'80% vi sposate comunque con fuori delle temperature importanti, già lo stress è alto, già l'emozione, tutto. Poi mi cadete in terra, mangiate invece. Che Sì, anche quella è una cosa che va organizzata, nel senso che di solito non si ha proprio neanche voglia, insomma, di sedersi a tavola, di mettere proprio tavola, anche perché poi si ha, insomma, la giornata comunque prevede un pranzo importante, una cena importante. E in questo caso lei si sposa alle 4, quindi parliamo di cena, però anche quello va previsto, quindi prevedere che ci sia la possibilità di fare uno spuntino, comunque di, insomma, di preparare il buffet, in questo caso ha senso anche per la sposa stessa, insomma. Guarda, vi racconto questa esperienza ora che mi è tornata in mente di qualche anno fa, matrimonio pomeridiano di luglio, quindi l'inizio della preparazione era più o meno all'incirca intorno a mezzogiorno. La sposa aveva preparato per sé e per le testimoni dell'insalata di riso. Sembrerà un'assoluta e totale banalità, ma nel momento in cui lei ha iniziato a preparare i vari piatti da condividere con le persone che aveva intorno. Ci sono stati dei momenti e delle fotografie bellissime di quel momento lì, per quanto lontano proprio dall'idea tradizionale di preparazione, perché in quel momento si stavano appunto godendo quell'attimo di Il pausa momento, all'interno della preparazione, certo. quindi scherzavano, parlavano delle cose che sarebbero successe, cercavano di immaginare come sarebbero andate le cose e allora in quel momento non stavano pensando non avevano l'ansia, ecco, da prestazione, l'ansia da preparazione. E quindi per quello partire mezz'ora prima può sembrare a volte, a tratti per alcuni, magari anche un peso, però vi mette sempre al riparo da tutta una serie di problematiche che possono emergere e anche quando non emergono vi danno la possibilità di godere al meglio di quel momento. Io ora chiederei a Barbara. Scusate, faccio un cambio auricolare soltanto un attimo, che un cambio tecnico. Mi sentite? Sì, tu ci Sì? senti bene? Ok, perfetto. Sì, perfettamente, Ottimo. grazie. Io vorrei chiedere a Barbara adesso un qualcosa a livello di outfit, sia su Sì. quello che riguarda l'outfit durante la preparazione, visto che anche qui a volte uno si dimentica che c'è il fotografo, tipo Francesco in quel caso che Sì. non ha tempo, quindi ricordiamoci che c'è qualcuno che fa le foto, e anche su quanto riguarda poi quando avviene il momento della vestizione e quindi un attimo insomma come funziona anche quella parte. Sì, allora l'outfit della preparazione è questo sconosciuto, nel senso che
Nel senso che è una cosa a cui le spose non pensano, oppure, o meglio, o non ci pensano, o ci pensano troppo, e in entrambi i casi si dimenticano del fotografo. Perché? Se la sposa non ci pensa quando si prepara con il pigiama con gli orsacchiotti, ok? Quindi il pigiama che lei portava. A volte anche non abbottonato avanti, per cui con tutta la complicazione poi di spogliarla, toglierle il pigiama laddove lei è già truccata e pettinata. E quindi ovviamente sempre perché non si pensa, ripeto, non si ha la visione d'insieme e quindi il fotografo che deve fare degli scatti della sua preparazione si ritrova comunque con la sposa con il pigiama con gli orsacchiotti, oppure si sceglie una mise super sexy e non si pensa che comunque c'è il fotografo. Ma adesso, a prescindere che il fotografo sia uomo o donna, il discorso è che poi quell'outfit super sexy va nell'album delle fotografie, cioè inevitabilmente. Quindi, anche se in questo caso Francesco è uomo, ma anche ammesso e non concesso che abbiate scelto una fotografa donna, comunque magari non è proprio il caso di fare insomma un servizio fotografico della preparazione in versione femme fatale. Quindi il mio consiglio è a pensare al fatto che comunque bisogna indossare qualcosa che sia bello da vedere in foto, che sia giusto, che sia in linea con l'immagine che avete scelto per il vostro matrimonio, ma va indossato anche al momento giusto. Quindi spezzo una lancia in favore delle spose che vogliono rimanere in pigiama il più possibile, perché poi mi rendo conto che comunque la giornata è lunga, è impegnativa, gli abiti da sposa non sono comodissimi, tacchi alti e tira qua e tira là, ok. Quindi però c'è un momento in cui bisogna cambiarsi, ecco. Quindi nel caso in cui scegliate lo stile fotografico di Francesco e il pigiama con gli orsacchiotti no, va tolto subito perché lui arriva immediatamente. Quindi il consiglio è quello di indossare un kimono non necessariamente il classico bianco seta della sposa. Io ho delle spose anche che si sono sposate in piena estate, hanno scelto un kimono a fiori hawaiani, insomma qualcosa che comunque vi corrisponda, deve corrispondere, tutto quello che scegliete deve corrispondere alla vostra personalità e a come voi vi sentite bene a vostro agio. Questa è la cosa fondamentale, però tutto questo sempre a favore di foto e a favore di ecco, questo bellissimo, questo kimono colorato. L'importante, parlo di un kimono perché il kimono è aperto davanti e quindi in ogni momento si può poi togliere senza andare a toccare trucco e acconciatura. Il mio consiglio, laddove il fotografo ci sia da subito, è quello, ecco, in questo caso di indossare un kimono colorato perché nel caso in cui dovesse volare la polvere del blush, dovesse cadere una goccia di fondotinta su qualcosa di colorato, diciamo l'alone non si vede. Chiaramente se indossate il kimono di seta bianco o color avorio dall'inizio, può capitare che durante il trucco, torniamo sempre lì, il truccatore deve essere libero e tranquillo di fare il suo lavoro, insomma, ma dovete essere belle in foto. Ragazze, lo so, è un duro lavoro. Lo so, bisogna pensare a tu, lo so, troppe cose, però è la verità, cioè il truccatore deve essere comodo e il kimono deve essere, se si macchia, deve essere bello da vedere, insomma, tante cose, ragazze, se no non avrei creato il servizio se fosse tutto così facile farlo da sole. Mi sembra giusto. Quindi il famoso outfit, anche detto della preparazione, anche detto getting ready, è una delle cose a cui la sposa deve pensare prima del giorno del matrimonio, che va controllata il giorno prima del matrimonio e poi sistemata il giorno stesso. Se nel mio caso io so il momento in cui gli orsacchiotti vanno tolti e va indossata l'uniforme da sposa, la divisa da sposa. Su quello che riguarda la vestizione, che è una domanda che Sì. mi fanno spesso,
Ma poi io mi sono truccata, pettinata, come mi metto il vestito? Quindi, siccome non tutti gli abiti si infilano nello stesso modo, ma sono esperta di questo, sicuramente, a parte che ci sono delle tecniche, tipo le chiamo le tecniche di immersione, scusatemi, ma io. Allora, diciamo che la famosa domanda è chi veste la sposa, no? Un po', innanzitutto, cioè bisognerebbe innanzitutto rispondere a chi veste la sposa e poi come si veste una sposa. Allora, chi veste la sposa, il mio consiglio è quello di, è sempre il solito, organizzare anche questo momento, cioè non pensate ragazze che nel momento in cui arriva il momento in cui vi dovete vestire, che ci sia qualcuno pronto a farlo, se non l'avete organizzato prima. Cioè, molto spesso io sento dire: ah, vabbè, ma ti pare a casa quel giorno tra tante persone che girano intorno a me, adesso vuoi che qualcuno non mi chiuda la zip? No. Cioè, non succede, è il momento in cui scappano tutti. Uno perché è il momento di massima emozione della casa, ovviamente. Cioè, è il momento. Diciamolo, cioè la vestizione è un rito, non è un passaggio, almeno per come lo vivo io. È un rito, e poi è un rito sempre che deve accadere a favore di fotografo, perché altrimenti poi quelle foto nell'album non ci saranno, queste foto emozionantissime nell'album non ci saranno. Quindi è il momento in cui scappano tutti perché è il momento di massima responsabilità sulla vestizione, sulla preparazione della sposa. Se c'è, la responsabilità più grande è quella di fare indossare l'abito alla sposa ed è il momento più emozionante in assoluto perché una volta che hai indossato l'abito è fatto. Cioè, siamo arrivati a dove dovevamo arrivare. Quindi, ovviamente, tutte, se c'erano delle persone lucide in casa, ce le siamo perse per sempre. La lucidità, si è persa del tutto. Per cui, non è assolutamente così. E d'altra parte, parlando di fornitori, nessuno dei fornitori, a parte me, ha il ruolo di vestire la sposa, per cui io so di fotografi che vestono la sposa, di parrucchieri che vestono la sposa, di truccatori che vestono la sposa, truccatori che mettono il velo. Ho sentito Riccardo ieri che parlava di spose che sono arrivate in chiesa a mezza navata e il velo era già caduto, era rimasto anzi dentro la macchina, perché quindi se vogliamo parlare di o professionisti, di tuttologi o di professionisti che non fanno il loro lavoro, possiamo stare qui fino a stasera, però in realtà Una volta Francesco era a fare un suo servizio fotografico, siccome noi collaboriamo da parecchio tempo, un giorno mi arriva questa videochiamata ed era lui che mi chiamava da questa casa di questa sposa, poveretta, era rimasto, lui e la sposa e lui non sapeva chiaramente come gestire un pezzo dell'abito e quindi mi ha fatto questa videochiamata per chiedere a me, poveretto, perché non aveva nessun altro, cioè si erano fatti tutti di nebbia, come dicevi tu. Sì, proprio c'è, scappano tutti, quello è il papà proprio non neanche la vuole vedere perché ovviamente si emoziona tantissimo, cioè al momento in cui la vede tutta finita si emoziona tantissimo. E tra l'altro, Alex, permettimi di dire anche, so che tu sei d'accordo con me, che non è neanche la wedding planner veste la sposa, perché torniamo sempre a dove siamo partite. Se la wedding planner è a casa della sposa, nel momento in cui la sposa si sta vestendo, vuol dire che delle cose non sono andate avanti o che ci sono dei ritardi importanti. Quindi la vestizione della sposa è un compito molto importante che va affidato a qualcuno. Quindi, tornando a dove siamo partiti, la sposa deve designare una persona a cui dare la responsabilità di aiutarsi, di aiutarla a vestirsi. In questo modo, che può essere la mamma, può essere la sorella, può essere un'amica, ma innanzitutto deve scegliere una persona, deve chiedere a questa persona se si sente questa responsabilità, cioè se vuole prendersi questa responsabilità, e in questo modo questa persona sarà presente anche all'ultima prova dell'abito, al momento del ritiro, per avere anche dall'atelier delle indicazioni su come
poi fare indossare l'abito alla sposa. Per cui, come tutti gli altri momenti, assolutamente questo, che è il momento centrale della preparazione della sposa, non può essere lasciato assolutamente al caso. Ci sono degli abiti più complessi e ci sono degli abiti più semplici, ma in ogni caso, anche se l'abito preveda soltanto di tirare su una zip, è quella zip. Non è la zip dei jeans. Però diciamo anche che non è mai solo una zip, è una zip che No. è chiusa dentro circa tra i 30 e i 40 bottoncini simpaticissimi, perché giustamente Con le come asole, sì, con le brava. asole elastiche che vanno tirate, vi do un consiglio, o con l'uncinetto o con una pinzetta per le sopracciglia, perché sono bellissimi. Quelle Certo. asole sono bellissime perché sono così aderenti al bottone che quasi non si vedono, ma sono una follia da chiudere. Quindi, tornando a chi ci ha fatto la domanda, quanto tempo prima comincio a prepararmi? Dipende anche che tipo di abito hai, quanti bottoni hai, quante zip, quanti nastri da chiudere, perché il momento della vestizione, io lo dico, siccome è l'ultima fase della preparazione della sposa, che è quella di cui io mi occupo personalmente, perché trucco e acconciatura, ovviamente la mia è una supervisione, ma non è che fisicamente trucco o pettino la sposa, invece nel Chiaro. caso della vestizione io la vesto personalmente e fisicamente, mi trovo a scontare i ritardi, ovviamente, perché poi quando si arriva a quel momento, oddio, 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 dobbiamo uscire, dobbiamo uscire, dobbiamo uscire, tardi, 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 ovviamente, però anche lì ci sono dei tempi tecnici, ci sono dei tempi, le cose vanno fatte con calma, perché vanno fatte con calma perché non ci siano intoppi, vanno fatte con calma per godersele, cioè lei ha indossato quell'abito 3-4 volte per finta, tra virgolette, no? Per giocare, nel senso che era una prova in atelier per vedere come mi sta, come non mi sta. Questa è la volta vera in cui lo indossa, è la volta vera, e indossare l'abito concretizza tutto quello che veramente stai andando a fare, no? Per cui è un momento che ha bisogno di tutto il suo tempo per essere vissuto dal punto di vista emotivo, perché possa essere ritratto in foto e perché non ci siano intoppi, perché comunque, ripeto, sono sempre anche tessuti molto, molto delicati, insomma ci sono dei ricami, quindi anche nella zip potrebbe rimanere incastrato qualcosa, insomma. Ci vuole professionalità e competenza dal mio punto di vista per farlo, oltre al fatto della responsabilità enorme che ci si assume. Quindi io questo lo dico anche al truccatore o al parrucchiere che si prende la responsabilità di vestire una sposa, si sta assumendo una responsabilità gigantesca senza conoscere l'abito, senza averlo mai visto e senza poi avere gli strumenti per riparare laddove ci dovesse essere un problema, quindi attenzione, insomma, cioè c'è sempre il rovescio della medaglia, purtroppo, Benissimo, e va considerato. benissimo. Io vado in giro col set del cucito ai miei matrimoni. Eh sì, assolutamente, io ho tutto il mio kit di salvataggio perché non ci Immagino. vorrebbe mai, eh sì. Allora. Come appunto come il ferro da stiro espresso per stirare espresso, insomma, dentro c'è un po' di tutto. Sono una sarta provetta, anzi, cioè nel senso mi limito a quelle due o tre cose convenzionali, diciamo così. Mi ero provata a munire di questa sottospecie di agganciatrice che dovrebbe fare La l'orlo. spillatrice? Sì, la porto anch'io la spillatrice perché proprio mali estremi, estremi rimedi. Brava, esatto. Quindi ho detto, visto che non sono capace, cioè la peggio, di rattoppare in un qualche modo, insomma, ci salterò fuori con questo. No, guarda, io mi porto, vabbè, è inutile dirti che vado in giro con una valigia dove dentro c'è tutto. Io sono quella del non si sa mai, sono quella del due di tutto, il tre di tutto, cioè nel senso c'ho i doppioni perché non. Altrimenti che assistente personale sarei, cioè nel senso devo tirare Giusto. fuori il coniglio dal cilindro al momento giusto, per cui devo avere tutti i miei. Tutti, quando mi vedono arrivare, dice: "Guarda che a casa nostra c'è tutto." Dico: sì, però io nel dubbio mi porto sempre le mie cose. Cioè, mi dicono: "Ma non è che casa è vuota, casa è arredata, per cui non serve che ti porti." Sì, ma ti avevamo detto che casa era. Dico: sì, ma io porto i miei attrezzi del mestiere.
Allora, arrivati a questo punto dove abbiamo, credo, Barbara ci abbia illuminato su veramente tantissime cose su cui dovete pensare, spose, e eventuale entourage della sposa, vi ripostiamo qui sotto, scusate, mi sono inceppata, ripostiamo qui sotto poi Francesco la guida. Quella famosa che abbiamo messo anche ieri e l'altro ieri per chi non avesse avuto il link, è una guida che diciamo così in un qualche modo riassume un po' tutti quelli che sono gli argomenti che abbiamo trattato in In questi 3 giorni, questi giorni. esatto, e a cui Francesco è molto molto sensibile. E ora è arrivato il momento di questi regali meravigliosi. Intanto io ringrazio Barbara perché il regalo ce l'ha messo a disposizione lei, quindi No, grazie a voi ragazzi veramente per l'importanza che avete dato a questo argomento. Quindi io sono felicissima di aver avuto la possibilità, insomma, di trattare questo argomento con voi, perché è felice che abbiate messo, insomma, abbiate utilizzato 3 giorni delle vostre dirette per sensibilizzare, perché penso sia questo un po' quello che siamo qui a fare oggi pomeriggio, sensibilizzare la sposa e la famiglia della sposa su quanto sia importante il giorno del matrimonio, la parte che ha a che fare con la preparazione della sposa il giorno del matrimonio. Quindi davvero grazie di questo spazio. grazie a te, e come abbiamo detto in questi giorni, insomma, chi ben comincia a metà dell'opera, insomma, quindi sicuramente Esatto. questa è la parte iniziale. E, quindi, Sì, Barbara, dimmi. no, volevo solo aggiungere una cosa rispetto a quello che diceva Barbara, che in generale il senso di questi incontri live, chiaramente oltre a dare degli strumenti utili alle spose per poter affrontare al meglio questo momento, serve anche a sensibilizzare le persone su quanto il fatto che le persone coinvolte all'interno della preparazione vivano meglio quel momento è tanto più è facilitato, quindi tanto migliore sarà il risultato finale di tutte le persone che lavorano. Perché chiaramente va da sé che così, cioè, può essere molto complesso l'ambiente della preparazione, e questo è uno dei motivi per cui la guida poi fondamentalmente è stata scritta. Però un buon professionista porta sempre a casa il lavoro, almeno Il sono di lavoro, questo avviso. Però certo. questo non vuol dire che se le condizioni venissero facilitate, il lavoro verrebbe realizzato nello stesso modo, anzi, nella maggior parte dei casi verrebbe realizzato molto molto meglio. Quindi essere sensibili su determinati aspetti permette innanzitutto a noi operatori, a noi professionisti, di lavorare meglio, ma cosa ancora più importante, molto molto importante, è il fatto che comunque poi fondamentalmente agli sposi arriva un beneficio molto molto forte dal fatto che comunque noi Sì, siamo in grado di lavorare meglio. perché la casa della sposa inevitabilmente è un porto di mare, ok, quel giorno, cioè proprio per definizione è un porto di mare. Poi ci sono degli ambienti più, io ho lavorato, ho affiancato delle spose che non hanno voluto assolutamente nessuno accanto a loro se non mamma e papà e basta, ma in ogni caso comunque anche quando siamo pochi, siamo almeno 5-6 persone, insomma, in quell'ambiente. Quindi, come dicevi giustamente tu, noi siamo chiamati a portare a casa il massimo risultato con quello che abbiamo, quindi sono certa che il truccatore, se arriva e è stato scelto un bagno cieco senza finestre, truccherà comunque la sposa cercando di fare il massimo di quello che riesce a fare. E per cui è chiaro, così come tu, Francesco, arrivi a vestirla la sposa quando proprio non c'è nessuno, quindi è chiaro che ognuno di noi cerca di fare il massimo per gli sposi. Però è chiaro che comunque lavorare in sinergia ovviamente tra professionisti e lavorare in ambienti organizzati e pronti per quello che poi dobbiamo andare a fare Cosa. ottimizza e amplifica il risultato per gli sposi sempre, cioè nel senso noi lavoriamo meglio, ma lavorare meglio noi significa portare a casa un risultato di gran lunga migliore rispetto a quello. E nel tuo caso delle foto
foto espresse, fatte, cioè sono momenti che tu puoi riprendere solo lì, non c'è possibilità di, guarda, oggi abbiamo portato a casa questi scatti, però ci manca tutto il resto, ricominciamo domani. No, è sempre un giorno, è quello, e in più, non facendo foto in posa, ovviamente non c'è possibilità di rendere artificiale dei momenti, di crearli appositamente. Cioè, guarda, mi manca questo scatto, questa emozione, questo sorriso, rimettimi un attimo in posa, no? Cioè, quindi per questo è fondamentale, insomma, nel tuo caso ancora di più. Lo capisco, adesso, insomma, capisco perché ci tieni così tanto, perché fa tutta la differenza nel risultato del servizio fotografico che poi proporre ai tuoi sposi. Sì, ma guarda, banalmente anche prima tu dicevi, facevi la giusta distinzione tra varie tipologie di fotografo, ragionando nell'ottica del a che ora arriva il fotografo. Sì. E per me, ad esempio, quello è un aspetto importantissimo, cioè arrivare presto o comunque arrivare insieme al primo operatore che inizia a lavorare sulla sposa. È interessantissimo per diversi motivi e diciamo che più in generale diventa un momento quasi fondamentale, diciamo anche la parte iniziale della preparazione, perché ad esempio in quel caso va a testimoniare proprio il cambiamento che la sposa acquisisce per quel giorno. Ed è ovvio che a volte arrivo così presto che anche la mamma è ancora in pigiama. Anche la mamma c'ha il pigiama e gli orsacchiotti. Io la prima minaccia che prendo nel momento in cui arrivo in casa è sempre quella della mamma, che dice: non mi fotografare in questo momento. Magari la mamma c'ha i bigodini in testa, sì. Però sì, scherzi a parte, insomma, so ad esempio che non è così scontato. Poi io in realtà ho sempre pensato in generale al matrimonio in un modo abbastanza particolare. Quindi so ad esempio da altri colleghi che non esiste ad esempio nel loro caso arrivare così tanto tempo prima. Però in No, ti ho realtà detto, a me è capitato una volta sola, a me è capitato una volta sola, anche con fotografi che mi dicono, no, vabbè, ma quanto tempo hai previsto per le foto? Ma io mica, non la metto mica in posa la sposa, perché io faccio reportage, e poi meno male che io quel tempo l'ho calcolato, perché la mettono in posa davanti al pianoforte, al camino, con la mamma, il papà. Dico, ma meno male che facevi i reportage, perché pensa se invece facevi le foto posate. Quindi, per questo nella gestione dei tempi, no? Che dici, ma tu sei esagerata, ti tieni sempre larga. Sì, perché poi so come vanno le cose. Quindi a me personalmente mi è successo una sola volta di avere un fotografo con me quasi dall'inizio, insomma. Non, tu e fatalità fanno tutti i reportage, però, anche quelli che arrivano, sì. Anche quelli che fanno finta dicono al truccatore: scusa, puoi fare finta di metterle il rossetto perché così faccio la foto della preparazione? Quello è finto reportage. Sì, vabbè, lì poi si apre un discorso che sarebbe veramente molto molto ampio. Però sì, io credo che all'occhio comunque di un buon osservatore, una qualsiasi persona, anche senza competenze fotografiche, osservando però con attenzione un'immagine, si rende conto sempre se un'immagine riesce, cioè se è stata scattata in maniera davvero naturale oppure no. E Spontanea, sì, sì, certo. il discrimine è solo uno, e che possiamo comprendere tutti al di là delle nostre competenze fotografiche, cioè quella foto riesce a trasmetterti qualcosa, un'emozione, riesce a raccontarti che cosa si stava provando in quel momento. Bene, se è così, 9,9 volte su 10 è stata scattata in maniera davvero naturale, davvero spontanea. Se non Assolutamente. trasmette nulla, può essere l'immagine più bella del mondo e non biasimo quel tipo di fotografia, sia chiaro, però No, 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 certo, è una non è reportato. scelta. Sono scelte. Una scelta. L'importante sarebbe chiamare le cose con il proprio nome, poi, Sì, no? Cioè, quello. quello sarebbe perfetto. Nella consapevolezza del scegliere, io credo che sia una consapevolezza anche nello scegliere il professionista che ti deve accompagnare. Cioè,
scegliere un fornitore, un professionista, ma vale credo per tutte le nostre categorie che lavoriamo all'interno del mondo del matrimonio, passi per il chi sono, chi voglio essere quel giorno, che cosa voglio passare e come voglio trascorrere quel giorno insieme ai miei cari. Io dico sempre ai miei sposi, Certo. ricordatevi sempre che il matrimonio è il vostro. Ed è come invitare gli amici a cena, ma poi invece che invitarli a cena a casa tua, li inviti a cena di qualcun altro e quella casa non ti rappresenta, il tuo matrimonio è uguale. Se non ti rappresenta, Certo. si sentiranno sempre tutti un po' fuori posto, perché comunque gli invitati vivono di specchio riflesso delle emozioni degli sposi quel giorno, quindi se loro sono a loro agio, se la stanno godendo e tutto quello che è intorno a loro li rispecchia e se lo sentono proprio, di conseguenza gli invitati gli vanno dietro. Certo, anche gli invitati godono di quella festa nel modo, diciamo, giusto, perché l'aria che si respira è un'aria rilassata, è un'aria serena, insomma. Sì, assolutamente d'accordo. Ora mi fate fare questo Beh, ritorno bellissimo. esatto, che ti abbiamo interrotto prima sulla parte sul più bello. Vai, vai, vai. C'è della gente che mi sta scrivendo, ma quindi sto regalo? Ma... C'è il regalo, c'è. Anzi, abbiamo deciso di metterne in palio due, però sono uguali tra loro. Quindi dare l'opportunità a due persone che ci stanno seguendo in diretta, quindi a due spose, di fare una consulenza con me, quindi quello che io chiamo il super check-up da super sposa, ovviamente, per fare insieme il punto della situazione dei vostri preparativi per la vostra immagine. Quindi ci tengo a sottolineare che è uno strumento utile sia per chi ha già fatto delle scelte, quindi per valutare quali sono state queste scelte stilistiche ed eventualmente valutare anche che tipo di coerenza abbiano tra di loro, trucco con l'acconciatura, acconciatura con il vestito, le scarpe con il vestito, eccetera. E sia per chi invece non ha ancora cominciato a fare queste scelte, non ha cominciato ancora a provare abiti, insomma, perché è in una fase dei preparativi iniziale, quindi sicuramente. Insomma, mi fa piacere in questo momento supportare le spose e dare loro delle indicazioni che siano specifiche per quello che le riguarda. Ecco. Il check-up ovviamente sarà online, data la situazione, insomma, e quindi privato ma online, per cui faremo una chiacchierata insieme e cercherò di indirizzarvi, ecco, di aiutarvi in queste scelte così importanti. Perché La potremmo chiamare è un super look, consulenza. super consulenza, come dico sempre, è un look di un giorno che dura tutta la vita in realtà, perché poi nelle foto, nei ricordi, nell'immaginario comunque rimane per tutta la vita, per cui va curato nei minimi dettagli. Bello, bello. Barbara, grazie ancora veramente Davvero, della davvero grazie. Io professionalità di poi non tutto. so perché non vedo i commenti, non so se tu hai messo già la Adesso mail per richiedere, ok, possono scrivere a quella mail per richiedere la consulenza con me, le prime due ragazze che scriveranno la mail riceveranno questa opportunità e poi lascio aperta la mail se ci sono delle domande che magari sono certo. girano in testa alle spose, insomma, cerco di rispondere un po' a tutte. Grazie Assolutamente. ancora Barbara, veramente grazie per tutti i contenuti che ci hai offerto oggi perché sono stati secondo me molto molto utili e non è facile trovare appunto in Italia un professionista così specifico, sei l'unica infatti. Grazie, spero di essere stata utile. Diciamo che il mio obiettivo era quello di dare delle indicazioni, cose pratiche che le ragazze possono mettere, insomma, in campo già da sole, ovviamente, perché già il fatto di pensarci è già tanto, insomma, arrivarci preparate è già tanto. Quindi se sono stata utile, allora è tempo ben speso. Va bene. Grazie ragazzi Grazie. dell'ospitalità. A Ciao, presto, Barbara. ciao, Ciao. ciao a tutti, ciao. Va bene, siamo arrivati a Ottimo. queste tre. Adesso ti frizzo anche a te, così rimango da sola un altro po'. No, scherzo. Il potere della regia, anche durante le dirette, è veramente.
No, sapevo che ti avrebbe, diciamo, preso la mano. No, allora, guarda, io volevo dire giusto due parole per chiudere un po' questo trittico che abbiamo realizzato. Sono stati 3 giorni davvero, davvero belli. E lo dico innanzitutto da professionista, perché comunque trovo sempre formativo anche per me in prima persona, insomma, quindi il fatto di confrontarsi con delle persone che non solo parliamo comunque di persone presenti da tanti anni nel mercato, che sono un punto di riferimento, quindi persone autorevoli, intanto. E soprattutto abbiamo avuto modo in questi 3 giorni di parlare con 3 professionisti che comunque molto distanti anche dalla nostra zona, tra virgolette, in cui siamo basati. Quindi un momento molto formativo e spero che questo sia passato anche alle nostre spose, insomma, perché era il senso di base, era questo. Dato il bel riscontro che abbiamo avuto, io la butto lì in diretta, non lo sai nemmeno tu questa cosa perché non l'ho condivisa nemmeno con te. Credo che comunque questi appuntamenti continueranno e mi piacerebbe l'idea di coinvolgere altri professionisti che operano ovviamente all'interno dell'ambito matrimoniale e che quindi andare ad analizzare un po' sempre quello che riguarda la collaborazione tra il fotografo e altri professionisti del settore. Poi comunque presto ti aggiornerò anche su questa cosa, anche perché dovrai sempre rivestire questo ruolo. E quindi a tutte le persone che ci hanno seguito oggi in diretta, che rivedranno poi in broadcast il video, rimanete sintonizzati perché ci saranno delle interessantissime novità. E niente, lascio a te la parola, puoi anche frizzarmi ora. Guarda, no, non ti frizzo, metto solo questo feedback. Perché Cristina, davvero, questo è il ritorno più bello che potevamo avere in questo momento. Mamma mia, che bello. L'ansia, grazie, fantastico. Dare consapevolezza e diminuire l'ansia era veramente l'obiettivo che volevamo avere in questi 3 giorni. E quindi grazie mille a Cristina, che ci ha tra l'altro seguito 3 giorni, quindi è fantastica. Grazie a tutte le persone che ci hanno scritto anche in privato per darci dei feedback positivi su quello che è stato, quindi siamo felici di aver potuto condividere con tutti voi tutta questa professionalità, questa bella sinergia, quello che ripeto io da wedding planner difendo tanto, cioè come dico sempre, i miei fornitori non sono i miei fornitori, sono la mia famiglia, perché poi sono le persone con cui quotidianamente condivido gioie e dolori. E insieme abbiamo affrontato negli anni veramente cose che irripetibili, anche irraccontabili a tratti, insomma, quindi è veramente tanta roba. Quindi grazie, grazie, grazie di cuore a tutti. E niente, ci aggiorniamo prossimamente. Non so, Francesco, che cosa vorrà fare. Quando lo scoprirò, ci rivedremo qui. Grazie Allora, ultimo messaggio di servizio, ora tra pochissimi secondi dovrebbe esserci, ecco, anche il link per scaricare la nostra guida. Quindi per ora direi che è tutto. Ancora un caro saluto e grazie, grazie Alex per tutto il lavoro che hai fatto in questi 3 giorni, presentatrice provetta, oltre che grande wedding planner. E restiamo a disposizione comunque per qualsiasi domanda, dubbio, qualsiasi cosa. Grazie a tutti.